Oggi facciamo merenda con le mandorle. Buone le mandorle. Ne bastano poche per avere tante energie. C'era una volta un pastore e la sua mogliettina. Erano disperati. Non sapevano più come fare con i lupi che gli mangiavano un sacco di pecore. Sul consiglio dello sciamano del villaggio, prepararono delle polpette di carne ripiene di mandorle che erano velenose. Il giorno dopo non trovarono né i lupi morti né le polpette. Anzi, mancava anche un'altra pecora. Così tornarono dallo sciamano per lamentarsi. E lo sciamano disse: ma come? Proprio ieri ho usato le mandorle del mio albero contro un corvo che veniva sempre a mangiarmi il formaggio. Ed è morto stecchito. E sarà che le mandorle del nostro albero non sono più velenose? Così, per provare, diedero mandorle alle loro pecore. Quelle non solo non morivano, ma facevano pure un latte più buono. Il latte di mandorle? Ma no! Ma che state raccontando? Questa storia non esiste. Infatti l'hanno inventata Arianna e papà. Infatti, volevamo raccontare come mai le mandorle che mangiamo oggi non hanno più l'amigdalina, una sostanza velenosa, e quindi possiamo mangiarle senza morire. Ah, quindi sono una mutazione. È così che è avvenuta la domesticazione di queste piante? È proprio così. Il mandorlo selvatico è originario dell'Asia centrale e cresce spontaneo e velenoso dalla Turchia all'India. È stato addomesticato, cioè reso non velenoso, già nella prima età del bronzo, nel 3000 a.C. A proposito, lo sapevate che alcuni semi di mandorlo sono stati trovati anche nella tomba del faraone Tutankhamon? E come ci sono arrivati in Egitto? Dall'Oriente! A portarlo nel Mediterraneo pare furono i Fenici, ed in Italia arrivò per primo in Sicilia. Ecco perché in Sicilia si fanno tutti quei dolci con le mandorle! Come la pasta reale? La granita! La cassata! I fiori del mandorlo sono i primi a sbocciare dopo il lungo inverno. Per questo motivo annunciano la speranza della primavera che verrà.